Ragazzi, secondo voi se ce ne portiamo via un paio si accorgono? Secondo me no, io l'ho già nello zaino. Però non abbiamo il caricatore. È quella la ciulata, che ti costa 799 euro solo il caricatore, quindi ci conviene comprarlo. Qualche settimana fa mi è arrivata una mail da DJI nella quale mi invitavano a partecipare a questo loro evento per la presentazione di un nuovo prodotto. Inizialmente volevo paccare, sia perché capitava in mezzo al viaggio in Egitto che si è appena concluso e quello in Olanda che si sta svolgendo mentre state vedendo questo video, sia perché chissà come mai ero convinto avrebbero presentato tipo il nuovo DJI Osmo o qualcosa di simile. Però non appena ho pubblicato l'ultimo video dedicato al Mavic, hanno presentato il loro nuovo drone, ovvero il DJI Spark. Dopodiché mi hanno scritto ancora perché volevano che andasse a tutti i costi. Gli ho detto: guardate che Roma non è esattamente dietro l'angolo. Allora mi hanno prenotato il volo e sono sceso assieme al buon Andrea Galeazzi, che anche lui ha già fatto un video e vi invito ad andarlo a vedere se volete delle info un po' più specifiche, un po' più tecniche, perché quelle che vi darò io in questo video saranno molto più generali e più semplificate, dato che mi voglio basare più sulla mia esperienza e parlarvi di quella che è secondo me la vera utilità di questo drone, dato che sulla carta è una bomba, un drone a affidabile, super tecnologico, dato che hanno preso le cose più belle dei droni più grandi e le hanno ficcate all'interno di un corpo veramente piccolino, molto più piccolo e più portatile del Mavic. Dopo che ho pubblicato l'ultimo video sul Mavic mi sono arrivati tantissimi commenti a proposito dello Spark. Io al momento della registrazione non sapevo dell'uscita di questo drone, poi mi sono andato a vedere la presentazione e non vi nascondo che inizialmente ho un po' rosicato. Infatti alcuni di voi mi hanno chiesto se ero intenzionato a vendere il Mavic per comprarmi lo Spark e se mi rodeva il fatto che DJI avesse buttato fuori un drone ancora più piccolo a pochi mesi dall'acquisto del Mavic. È vero che questo è il drone più piccolo e portatile della gamma DJI, però fidatevi se vi dico che non è tutto come ve lo vogliono vendere, perché io sono andato alla presentazione, l'ho visto e mi sono reso conto che è un gran bel giocattolo, veramente tecnologia che qualche anno fa ci saremmo sognati, però ho anche capito che non fa il caso mio. Estremamente piccolo, maneggevole, facile, costruito molto bene, me ne sono reso conto non appena l'ho provato. 1080p 30fps la risoluzione massima e un gimbal stabilizzato soltanto su due assi, 16 minuti circa di durata della batteria, raggio d'azione con lo smartphone 100 metri con il radiocomando 2 km. Iniziamo col parlare della telecamera. 1080p 30fps sono sufficienti, è la risoluzione che state vedendo in questo momento. Tutti i video che metto sul canale sono in full HD a 30fps, però io generalmente registro a 2,7k o in 4k, quindi di base possiamo già dire che come risoluzione video è un po' pochina. La qualità non è affatto male, è paragonabile a quella di un buon telefono. La stabilizzazione del gimbal non la toccavano tanto come argomento, preferivano dire che è molto più solido rispetto a quello del Mavic, ed è vero, e questa è una grandissima cosa. In generale questo drone mi sembra veramente ben costruito e molto più solido del Mavic, che invece è proprio fragile, raga. Cioè, secondo me se il Mavic mi cade si distrugge, questo qua invece, essendo anche molto leggero, è anche più resistente. La batteria dura un po' pochino, è molto piccolo, però come vi ho già detto non è poi così tanto professionale e secondo me in situazioni di vento molto forte non può comportarsi bene come gli altri droni. Io ho avuto problemi col Mavic, il Phantom 4 invece ha sempre funzionato alla perfezione, e quando abbiamo provato lo Spark avevamo le condizioni di vento ideali, perché di vento proprio non ce n'era. Dopo un po' si è alzato e devo dire che era abbastanza stabile, però insomma non rischierei mai a farlo volare in vento veramente molto forte. Infatti finché c'è da utilizzarlo con lo smartphone, per quanto a me sembri scomodo, hai 100 metri di raggio d'azione, sia per ragioni di sicurezza sia per quanto riguarda il wifi. Mi ricordo che Andrea, se non sbaglio, si è scollegato e aveva perso il segnale. Si passa a 2 km di raggio d'azione se vi comprate il radiocomando, che sembra quello del Mavic ma non è quello, non è neanche compatibile. Infatti qui, vabbè, cioè ok, sono sistemi diversi, però insomma, fossi in DJI verrei un pochino incontro a quelli che hanno già speso un sacco di soldi e l'avrei fatto compatibile con quello del Mavic. Ci hanno appena fatto vedere come si comanda il drone semplicemente utilizzando il palmo della mano. Tu la sposti e il drone si muove con lei, poi se la metti sotto così lui la rileva e dovrebbe atterrare, però in realtà non funziona poi tanto bene questa funzione, non credo che la utilizzerei mai. Ci sono tante funzionalità automatiche che io generalmente skippo alla grande, perché voglio comandarlo io in manuale il mio drone, perché voglio avere sempre la situazione sotto controllo. Però queste dello Spark sono veramente carine, soprattutto perché semplificano il lavoro a chi non è esperto. Riesce a fare completamente
praticamente in automatico dei movimenti di drone e di camera che altrimenti richiederebbero un bel po' di pratica. Io non è che faccio fatica a farli, però comunque mi devo concentrare. In quel caso invece con lo Spark lo puoi lanciare, fa tutto da solo e tu hai anche le mani libere. Ragazzi, oggi cameraman d'eccezione. Per farlo andare via devo salutare. Ciao drone. Non succede nulla. Dovrebbe partire, ma ok. Quindi per far la foto invece devo fare così. Quindi per far tornare il drone invece così. Per farlo atterrare direttamente sulla mano basta metterla sotto e lui arriva. C'ho una paura incredibile di tranciarmi un pollice. Non funziona proprio perfettamente. Durante la dimostrazione il tipo ha fatto un po' di brutte figure perché appunto aveva difficoltà il drone a riconoscere il pilota anche quando c'era dietro un po' di gente. Sentivo un giornalista che diceva ma perché ci siamo dietro noi, non riesce a capire. Ok, però se mi fai il video dove fai vedere che è il drone che lo lancia in aria e fa il selfie di gruppo in modo che tutti siano all'interno della foto, che fa le cose del matrimonio eccetera eccetera, e poi se c'è dietro la gente non va. C'è da dire però che quella che abbiamo provato noi era una versione molto del software, quindi sicuramente con tutti i dovuti aggiornamenti funzionerà tutto alla perfezione. Comunque adesso è pronto a mangiare, zio, andiamo al buffet. Ovvio, tu non sai che i giornalisti veri non aspettano altro che il buffet. Sì, infatti sono andati tutti a mangiare. Esatto, siamo rimasti solo noi, guardate, bellissimo. Una cosa proprio non mi è piaciuta ed è il prezzo. 5,99 per la versione base solo drone che devi comandare con il tuo smartphone, quindi devi anche avere uno smartphone all'altezza, e soprattutto 7,99 per la versione Flymore Combo con anche radiocomando. Secondo me sono decisamente troppi soldi, tipo 200-300 euro in più per un drone che è destinato ad un utilizzo un po' più ludico, cioè è un giocattolino costoso e fatto veramente bene, ma comunque un giocattolo. Giocattolo da utilizzare sempre con la testa, dato che essendo un drone può essere pericoloso e soprattutto ci sono delle normative da tenere sempre bene a mente, anche se in Italia sono quelle più incasinate del mondo, ma ci sta. Personalmente non credo che lo comprerei mai perché non mi sembra un investimento che vale. Cioè, ok, c'erano dei giornalisti che dicevano te lo puoi comprare perché così se stai facendo un video a un matrimonio tu lo lanci in aria e mentre hai le mani libere per fare le riprese lui ti fa tutte le clip dall'alto. Però io che ho lavorato anche come videomaker ai matrimoni vi posso dire che se vi presentate da un cliente con un giocattolino colorato vi ride in faccia. Però sui colori devo dire che hanno fatto una bella scelta. Non sono intercambiabili purtroppo, però sono molto molto carini. Quello verde è il mio preferito, quello bianco invece è bruttissimo. In conclusione, complimenti a DJI per aver fatto un ulteriore passo avanti in campo droni, si sono dimostrati ancora una volta i leader del settore. Per quanto riguarda invece l'acquisto, lo consiglio a chi non ha bisogno a livello professionale, vuole spendere i soldi per una roba bella, fatta bene e divertente, però il prezzo è troppo alto, aspettate che scende. E nel frattempo ragazzi siamo arrivati a Milano con il treno perché DJI ci aveva preso l'aereo veramente troppo tardi, quindi abbiamo dovuto pagare 90 euro di Freccia Rossa per venire al nord. Per questo video sorpresa del lunedì è tutto, nel caso dovessero mandarmelo in futuro vi farò una recensione più approfondita e nel frattempo ci vediamo il prossimo weekend. Mi hanno regalato le caramelle a forma di drone.